io prendo 3,50 di pensione. L'ASL ci ha proposto due case, una 500 e un'altra 4,50 al mese. Il mio ISE è stato sempre basso, se no io non stavo qua, non facevo 40 anni di carcere, perché questo è un carcere. Otto famiglie e siamo da 35-36 anni qua. Abbiamo occupato per ognuno per le loro esigenze, che uno non si può permettere un bigione. Il direttore dell'ASL Verdoliva vi ha notificato uno sfratto. Uno sfratto esecutivo per il 28. L'ASL ci ha proposto due case, perlomeno due appartamenti a Nanni, nel centro di Napoli, una 500 e un'altra 450 al mese. Però a questo punto, se io tenevo le possibilità di prendermi una casa dell'ASL a 4,50 al mese, io me la vado a affittare la casa. Io non aspetto l'ASL che mi dà la casa. Io prendo 3,50 di pensione, sono la vedova di Barbato Antonio. È così. Come me ci sta mio fratello sopra che è invalido, ci sta la persona che io sto parlando che ha avuto un infarto. Quindi se oggi noi stiamo qua a parlare con lei, è perché non teniamo la possibilità di pagare il pigione, perché in questo degrado purtroppo noi ci stiamo, non ci possiamo fare niente, è perché non teniamo possibilità. Qua sono venuti i politici quando avevano bisogno di essere, ci servivano dei voti, ci conoscevano tutti quanti, adesso ci hanno voltato le spalle. Abbiamo fatto delle domande dell'86, nel 95 abbiamo fatto un'altra domanda e siamo andati in sanatoria, eravamo in graduatoria per uscire. Ma non avete avuto le case, perché? No. Non si capisce. Quante ne devo fare per avere un alloggio? Mio marito è invalido al 100%. Io non lavoro, mia figlia non lavora, con due minori. Mi volevano dare alcune case 500 euro al mese, però al quinto piano, al quarto piano, senza ascensore, fatiscenti, senza infissi, senza pavimenti. Io ho diritto a un alloggio, lo ho sempre avuto il diritto, perché il mio ISE è stato sempre basso, se no io non stavo qua. Non facevo 40 anni di carcere, perché questo è un carcere. Io so soltanto una cosa, che oggi noi ci sentiamo una nullità, perché non è facile vivere qua sopra, non è facile vivere qua sopra, mi credi? Come un figlio non è facile. Io avevo vergogna di mettermi davanti alle telecamere, te lo giuro, avevo tanta vergogna, ma oggi mi sono decisa, io mi batterò con loro perché questo non deve passare inosservato.